Info di servizio, potrei aver scovato una perla. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Italia. Oggi siamo su Strange Horticulture, un gioco in vendita a 13,49€ su Steam. È uscito penso all'inizio di quest'anno, adesso non ricordo esattamente. Il gioco non era originariamente in inglese, ma è stato tradotto nella nostra lingua. Andremo a testare la qualità della traduzione, ma anche il gioco, che il gioco è molto particolare. In sintesi, lo iniziamo dall'inizio: abbiamo ereditato da nostro zio una serra, in pratica un negozio, nella cittadina di Undermere. Le stradine di Undermere sono strette e claustrofobiche. Non è raro vedere i piani superiori degli edifici accostarsi quasi fino a sfiorarsi, tanto che i vicini potrebbero affacciarsi e stringersi la mano, o assai più facilmente scambiarsi i convenevoli carichi di disprezzo. Strange Horticulture è una piccola bottega situata lontano dalle vie principali, ma ha il vantaggio di essere uno dei pochi edifici di Undermere a trovarsi per conto proprio. Le piante, come avrai notato, hanno bisogno di luce, cosa che scarseggia nelle strade di questo paese. La bottega è recentemente passata a me, dopo la morte di mio zio. C'è moltissimo da imparare, ma ho una certezza. Le piante rare e insolite che ha collezionato funzionano davvero. Questo è un mix tra esoterico, magia, se vogliamo anche lovecraftiani, Cthulhu, insomma maledizioni. Adesso ve lo vado a spiegare per quello che ho capito. Questa è la nostra bottega. Possiamo zoomare perché il gioco ha dei testi piccoli, è il gioco stesso dirci guarda, puoi zoomare se non ci vedi bene. Il gioco fondamentalmente è basato su giorni. Abbiamo un gatto bellissimo che possiamo accarezzare. Abbiamo un cassettino con tutti gli oggetti, ma adesso andremo a vedere tutto o quasi. E qua tre azioni più un innaffiatoio e le piante che ci ha lasciato nostro zio. Mettete in conto che noi entriamo a fare questo lavoro, fuori piove, una bruttissima giornata, e non sappiamo nulla di nulla di nulla delle piante che ci sono all'interno di questa horticulture. Ma abbiamo una pagina. L'ho trovato, un estratto sull'elusivo cappello vagabondo. Vieni a trovarmi alla biblioteca di Humbleside e ti metterò al corrente di tutto. Ho persino scovato qualcosa sulla denda dorata che credo possa interessarti, Simone. Dai a Elebor una bella grattatina dietro le orecchie da parte mia. Ok, te lo do subito. Questo dorme sempre. Poi, fatto questo, possiamo magari mettere via i fogli. Nel nostro cassetto abbiamo le etichette che possiamo appoggiare qua. Abbiamo l'archivio, ma al momento non abbiamo ancora nulla. Abbiamo le lettere, gli indizi e gli oggetti vari, tra cui una mappa stupenda. E prendendo la mappa guadagniamo dei punti. I punti li guadagniamo esplorando, in questo caso ci viene dato un boost, ma anche innaffiando le piante. Una volta che ne innaffiamo 3-4, pian piano si riempie e abbiamo la voglia di esplorare. La voglia di esplorare è la prima meccanica che vi spiego, che perché è l'unico modo, riempiendo questo tondo, di andare in un altro luogo. In caso ci dovesse servire un ingrandimento della mappa, possiamo prendere la lente di ingrandimento dal cassetto. Qua abbiamo una moneta molto strana, e poi vi faccio vedere anche il manuale che abbiamo qua. Beh, la mappa a questo punto la possiamo richiudere, la mettiamo via un attimo e andiamo a vedere questo fogliettino. Pianta pericolosa, cresce sporadica sulle colline a nord-est di Back Barrow. È bene che resti segreta. Ok, inizio con lo spiegarvi, prima di andare là, che cos'è questo libro. Questo libro è un riassunto, è un'enciclopedia incompleta che andremo pian piano a completare man mano scopriremo le cose. E qui ci sono alcune delle piante che aveva nostro zio nella serra e anche altre che non abbiamo, ma al tempo stesso anche al contrario ci potrebbero essere delle piante che in enciclopedia non ci sono ancora, quindi non possiamo identificarle ancora. Possiamo dare un'occhiata veloce a questo, che sembra una Invernia, Aloe Ceruleum. Possiamo vedere se c'è qualche fiore che gli assomiglia. Potremmo addirittura pensare di spostare un po' tutte le piante qua, in modo, non piove dentro, sta piovendo fuori all'esterno,
Non abbiamo altre piante, le piante le abbiamo tutte qui, quindi possiamo magari spostarle un po' tutte in modo da averle tutte sott'occhio. E oh, c'è anche un fogliettino lì sotto. Quindi mettiamo qui. Questo è un foglietto. Ah, scusate, la pianta carnivora sembra questa. Vediamo un po' questo foglio. Ah, è un disegno. Non so cosa sia, ce lo mette lì. Ok, qua abbiamo tutte le piante. Ora diamo un'occhiata se abbiamo qualcosa che assomiglia a questo. Questo, per dire, potrebbe assomigliare a questo funghetto o a questo. Fungo spugnoso dalle potenti proprietà. Non è dannoso per la salute. Se consumato in quantità ridotte, conferisce una grande forza per un breve lasso di tempo. Ha una proprietà magica, ma lascia alle spalle un grande affaticamento quando l'effetto svanisce. Interessante, ma non ci dà degli indizi. È più simile a quello. Vedete, poi se trasciniamo sul microscopio, vediamo come è fatto. È meno spugnoso rispetto ad altri funghi. Di fatto, le sue lamelle sembrano quasi affilate. Dai capelli spuntano delle spore rosse. Qua non dice niente, è spugnoso, quindi potrebbe essere questo. Emana un forte odore di latte, è andato male, talmente intenso da farmi lacrimare gli occhi. Non assomiglia neanche a lui. Vediamo se c'è qualcosa di simile a una margheritina. Questo, però, secondo me no. Andiamo avanti. Vediamo. Questo potrebbe essere questo. I vivaci petali di questo fiore possono essere messi in infusione per ricavare un decotto in grado di migliorare notevolmente l'udito. I fiori del papavero giovannino sono rosso intenso e gialli al centro. Prendiamolo, lo esaminiamo ed effettivamente è lui. Quindi tecnicamente questo è un papavero giovannino, quindi se noi prendessimo la pianta, la trascinassimo qui, potremmo etichettarla. Quindi papavero giovannino. Salviamo e viene etichettato. E questo è molto utile. Perché? Perché noi possiamo esplorare, ma possiamo al tempo stesso anche servire i clienti suonando questa. Ma prima cosa che voglio fare è mettere via il libro, metto via anche le etichette e andiamo a vedere quella location. Black Barrow diceva, dov'è che diceva? Scusate, che esco un attimo e vado a vedere dove mi dava l'indizio. Collina nord-est. Ok, ci parla di una pianta pericolosa, no? Quindi andiamo a vedere, prendiamoci magari anche la lente di ingrandimento che vediamo un attimo se... Eccola lì, questa. Ok, mettila via. Pensiamo di andare qui allora. Qui? No! Voglio... Ok, voglio esplorare, devo cliccare lì giustamente, se no non mi fa viaggiare. La collina potrebbe essere nord-est, sì, lì. Ok, viaggiato. E il gioco si svolge un po' come un'avventura testuale. Il tempo cambia rapidamente tra le colline. Quella che era una mattina grigia si è trasformata in una giornata splendente. È una fortuna perché impiego alcune ore a trovare ciò per cui sono qui. Quando finisco il mio lavoro, le nuvole tornano ad addensarsi e hanno un colore minaccioso. Abbiamo recuperato una pianta che tecnicamente è pericolosa. Questa, sì, in effetti l'aspetto non è rassicurante. Una cosa che devo ancora chiarire bene è questa: il terrore crescente, perché abbiamo visto la voglia di esplorare, abbiamo visto la possibilità di visualizzare al microscopio le piante per riconoscerle, la tengo qua questa, ma questo è un terrore crescente. In pratica, se capiteremo in luoghi pericolosi e il gioco, da quanto ho visto, da quanto ho letto, comunque ci dà gli indizi per capire dove non dovremmo andare, subiremo una botta, diciamo, psicologica e dentro di noi crescerà una paura, quindi potremmo diventare maledetti o roba del genere. Dovremmo anche andare alla biblioteca, come diceva questo foglio qui, la biblioteca di Humbleside. Però intanto voglio farvi vedere la meccanica del servire i clienti. Victoria Gray, penso di essere passata davanti a questa bottega un centinaio di volte senza essermi mai fermata a dare un'occhiata. È un posto magnifico dove trascorrere la giornata, circondati dalle piante. Ho deciso di entrare perché è una richiesta insolita. Qua capite un po' la natura esoterica del titolo. Di notte mi capita di sentire dei bisbigli dal piano di sopra, troppo fievoli per essere uditi chiaramente. Eppure lì non ci vive nessuno, le camere sono vuote. La mia curiosità ha avuto la meglio, vuole sapere cosa dicono. Se io adesso gli do il... Ah, qua dice vuole un papà, vuole già, mi piacerebbe un papavero giovannino dove so che infondendole posso, come abbiamo letto prima, non a caso vi ho fatto vedere quella pagina, perché avevo già visto l'inizio, in modo da non perdere tempo, si sa già che prendendo le foglie e spremendole si ottiene questa pozione in grado di amplificare l'udito. Ma se io adesso sbagliassi dandogli qualcos'altro, salirebbe
Il terrore crescente, ma non voglio sbagliare, e gli do la pianta. Completandola, ovviamente gli do un seme, gli do una pianta, ne ho ancora, non viene esaurita. Abbiamo identificato definitivamente questa pianta, quindi abbiamo messo insieme gli indizi e quindi la pianta è ufficialmente riconosciuta anche dal gioco. Abbiamo ottenuto una pagina del libro nuova, questa. Il clavillo, Marsilea clavis. Stando alle leggende, il clavillo può essere utilizzato per forzare qualsiasi serratura, per quanto complessa o sicura. Le foglie coriformi hanno fatto guadagnare il nome di chiave del cuore. Ok, il libro c'è la chiave. E questo claviglio è stato aggiunto al libro, quindi tecnicamente il clavillo potrebbe essere una di queste piante qui. Diamo un'occhiata, direi di no. Pianta a forma di cuore, questo però, il clavillo però non ci viene data l'immagine del fiore, quindi è più difficile, però a forma di cuore potrebbe essere questo. Scusate, no, potrebbe essere questo, no, non ho questo. Sì, secondo me è il clavillo questo. Io adesso prendo le etichette e lo metto come clavillo. Ok. Non è detto che, però, va bene, sappiamo per certo. Ovviamente se noi adesso ci sperticassimo a identificarle tutte, se dovessimo sbagliare si potrebbe mettere male per noi, insomma, perché potremmo sbagliare. Potremmo chiamare qualcun altro? Io chiamo ancora qualcun altro, vediamo. Abbiamo David Schaffer. Buongiorno, oggi il tempo è davvero inclemente, ma è ottimo per le piante, eh? Ho una lettera per lei. Grazie. Apriamo la lettera. Allora, Gosford è un paese odioso. Mi hanno percosso, derubato e lasciato a morire lungo la strada. Dopo qualche giorno, proprio quando stavo iniziando a temere che la perfidia avesse infettato il cuore di ogni individuo di quel luogo, maledetto, uno sconosciuto premuroso mi ha salvato. Quindi lui era a Gosford. Ho iniziato la mia riabilitazione nel bosco a sud del paese in compagnia di un gruppo di viaggiatori. Nell'angolo a nord-est del bosco mi sono seduto ad ammirare un fiore colorato che mi ha mosso alle lacrime, ricordandomi la bellezza di questo mondo. Tornerò presto ad Andermere. Un caloroso saluto, Amos Duncan. Quindi, lui ha detto che era Gosford nel bosco a sud. Gosford. Va bene, diamo un'occhiata se troviamo Gosford. Dovremmo anche andare alla biblioteca, a dire la verità, però diamo un'occhiata dove è Gosford. Endmore, Answered, Black Barrow. Gosford, eccolo qua. Il bosco è qui, a sud. Sarà qui o qui? Boh, proviamo qua. Ci sono cose più importanti che potrei fare alla bottega. Ho buttato via perché probabilmente non era quello il luogo. A Gosford probabilmente era questa la casella. Quindi adesso facciamo così. Togliamo la mappa. La mettiamo via un attimo. E facciamo risalire la voglia di andare in giro. Innaffiando i fiori. Uno. Poi quando avremo servito tot clienti passerà la giornata e quindi arriveremo il giorno successivo. 3. Vedete che intanto sta salendo. Non so neanche se andare in biblioteca. Ma sì, dai, andiamo in biblioteca e vediamo cosa otteniamo. Forse ancora un paio di fiori dobbiamo innaffiare. I funghi si innaffiano. Vabbè, ancora uno. No, abbiamo fatto. Appoggiamo lì e andiamo. Andiamo nella biblioteca di era Humbleside. Ok. La biblioteca di Humbleside è uno dei luoghi che frequento più spesso. Simon, la bibliotecaria, è sempre disponibile e amichevole e condivide parte della mia passione per le piante insolite. Oggi sfoggio un grande sorriso e non vedo l'ora di mostrarmi quello che ha trovato. Qua c'è l'immagine bellissima. Abbiamo due pagine del libro che prendiamo subito. La dendra dorata e il cappello vagabondo. Due nuove pagine che andiamo ad aggiungere al libro. Quindi potremmo anche tentare di identificare nuove piante. Ma io ho ancora quel tarlo di quel boschetto lì a sud di quella città. Quindi
Voglio provarci di nuovo prima di chiamare un altro cliente. Quindi innaffio un pochino, ovviamente quando avete già innaffiato una pianta non potete farne altre. Non so dirvi però se magari dopo aver viaggiato, dopo aver fatto un evento, se le piante che avete già bagnato le potete ribagnare di nuovo. Facciamo un test, queste le avevo già bagnate mi pare. No, tornano valide, perfetto. Andiamo a vedere il viaggio. E andiamo a sud di Gosforth, che era qua. No, non era neanche questo luogo. Mi serviranno nuovi indizi, probabilmente. Comunque, chiamiamo un cliente, va. Metti via la mappa. Gilbert Ames, qualcosa ha turbato le streghe nel bosco. Non lasciano passare nessuno. Ho dovuto fare un giro lungo passando per Back Barrow. Non mi sono mai fidato di quella sorellanza. Un culto. A ogni modo, sono qui. Ho portato un fennetto dal sud per scambiarlo con un buccetto elegante. Non so neanche se ne valga la pena, considerate le miglia in più. Allora, lui vuole... Mi dà un fennetto dal sud, un buccetto elegante. Vuole un buccetto elegante. Diamo un'occhiata al libro. Io spero non mi metta già in difficoltà. Buccetto elegante. Il buccetto elegante ha questo fiore, un po' così come un cardo quasi. Quindi potrebbe essere questo. Con questa parte sotto. Forse no, forse questo. No, direi di no. Ha più quella forma lì un po' strana. Questo direi di no. Anche se. Diamo un'occhiata. No, direi decisamente no. Ha questa cosa sotto. Cioè, diamo anche questo, così non sembra più un tulipano. Infatti, potrebbe essere questo. Secondo me questo potrebbe essere un buccetto elegante. Vediamo un po'. Vediamo se è lui. Devo fare più attenzione, non è un buccetto elegante. La prossima volta devo fare più attenzione. Ok, non è lui, è questo. Allora, sì, che pirla, è questo qua, sì. Sì, è lui, è identico. Ok, quindi adesso il buccetto elegante sappiamo che è questo, quindi io voglio... Vediamo se riesco a farlo anche da qua, sì. Facciamo buccetto elegante. Vediamo se me lo completa lui dopo, io adesso l'ho chiamato così, però è lui. Perfetto, buccetto elegante. Abbiamo identificato la pianta. Abbiamo ottenuto una nuova pianta, che non sappiamo che cos'è, l'ha scambiata con noi e l'aveva chiamata in un modo di cui non... Fennetto. Il fennetto era, mi ha detto. Quindi vediamo se c'è il fennetto, andiamo all'inventario. No, però l'aveva chiamato fennetto, quindi voglio rinominarla come fennetto. Fennetto di non so cosa, quindi vediamo fennetto. Perfetto, questa, vediamo se me l'ha... No, non me l'ha rinominata, ma il gioco sa che avevo messo proprio elegante apposta per vedere se me lo completava, ma no. Però sappiamo che il buccetto elegante è lui. E abbiamo riguadagnato voglia di esplorare, quindi in questo caso magari... non so, c'è questa pagina del libro qui che non ho visto ancora. Gosford... Sì, è quella di prima che vedete, gli altri hanno la spunta. Qua no. Dopo qualche giorno ho iniziato a temere. Ho iniziato la mia esplorazione nel bosco sud del paese in compagnia di un gruppo di viaggiatori. Nell'angolo nord-est del bosco. Nell'angolo nord-est del bosco. Ok, c'era il dettaglio che io non avevo minimamente visto. Quindi andiamo nell'angolo nord-est del bosco. Gosforth, nord-est. Eccolo qui. Eccolo qua. I boschi hanno un effetto rilassante sulla mia mente, mi fa bene entrare in contatto con la natura, lontano dal fetore e dal rumore di Undermere. Non impiego molto a individuare un fiore colorato tra gli alberi. Abbiamo preso un nuovo fiore, che è questo. Nuova pianta ottenuta. Ok, il nostro amico ce ne aveva parlato come una pianta... Ah, si era messo a piangere. Sì, probabilmente una pianta che fa piangere questa. Vediamo, un singolo fiore scuro dal profumo dolce. Ok, mi si stanno ammassando un po', Vediamo se sul nostro manuale... Adesso metti via la mappa, però, perché da bravo mi lascio un po' di casino. Chissà che cosa, che significato esoterico ha questa moneta qui. Chi lo sa. Comunque, vediamo se abbiamo un'immagine di quel
Allora, vediamo un po'. Ci sono anche quelle foglie un po' strane. Vediamo un po'. Denda dorata. No. Questo sì, ce l'ha V, quindi l'abbiamo identificato, il papavero giovannino. Questo potrebbe essere pianta, medicinali e disturbi legati alla digestione. Attenzione a maneggiare le foglie ruvide perché potrebbero risultare irritanti. Potrebbe essere questo, ma... È dolce, sì, potrebbe essere la radicella. Vedete, però, se io adesso mi azzardo e ci provo, chi lo sa se è giusto o meno. Fire Sweet, ne facciamo ancora uno. I miei sogni si sono fatti più vividi. Ho visto una donna con il volto coperto da una maschera. Accanto a lei una creatura terrificante nera e scheletrica. La figura era alta e i suoi occhi erratici scrutavano il paesaggio. Pur non riuscendo a distinguerne il volto, sui suoi lineamenti potevo scorgere un'ombra di un'espressione, una risata, ma non il riso gioioso di un bambino, un ghigno malato e terrificante che mi era gelato come il primo alito di vento invernale. Nelle ultime settimane, non so il due dove me lo sono inventato, ho bisogno di dormire. La camfrea di bosco, che non abbiamo probabilmente, vediamo. Camfrea di bosco, ma magari sì. Abbiamo odore di bulbo in questa pianta, potenti effetti sonniferi che lo rendono un ingrediente comune nei sonniferi. Sono riuniti in una numerosa infiorescenza rotonda di colore indaco, quindi indaco è questa, probabilmente è questa. Sì, indaco è lui ed è l'unico indaco che ho, quindi sì, sicuramente è questo. Quindi la camfria di bosco l'abbiamo identificata, quindi camfria di bosco. Camfria, sì. Camfria di bosco, perfetto, dovremmo andare a posto. Perfetto, abbiamo identificato un'altra pianta. Burro di valle, abbiamo preso un'altra pianta. C'è un'altra conoscenza di un'altra pianta che potrebbe magari aprirci la strada ad identificare altre piante che abbiamo noi. No, con quella foglia lì credo di non avere niente. Comunque, mettiamola via. Vediamo un attimo, adesso non abbiamo altri indizi, possiamo grattare il gatto. Che poi il gatto credo si svegli quando arrivano i clienti. Nora Butterfield. Avrebbe un cappello vagabondo? Mi fa sempre venire in mente quel accidente, come si chiamava? Un vecchio inventore eremita d'Amingo, comunque ne vorrei uno. Cappello vagabondo, vediamo se ce l'abbiamo. Eccolo qua, è già aperto. Ha la tendenza a muoversi lentamente al buio. Hai saputo che questo fungo è in grado di coprire una distanza di svariati metri in una singola notte. Le lamelle poste sulla superficie inferiore del cappello formavano incantevoli linee sinuose. Cavoli, è un fungo questo. E noi non ce l'abbiamo il fungo, mannaggia, questo cos'è? Cappello, io posso provare a dargli questo, ma non sono sicuro che sia lui. Sì, è lui. Cappello vagabondo. Dama dell'estate. Ok, perfetto. Abbiamo. Allora, questo è il cappello vagabondo. Ok. Mettiamo via il libro e finiamo la giornata. Abbiamo concluso la giornata, abbiamo scoperto un po' di piante e vediamo adesso dove ci porta il gioco. Il gioco è senz'altro molto interessante. Ah, giriamo le carte noi. Allora, tutto iniziò quando trovò una cosa che non avrebbe dovuto trovare, un libro nascosto in un angolo dimenticato della biblioteca di Humbleside. Abbiamo questo fiume, il terzo fiume, la riga H. Un indizio da cercare sulla mappa e probabilmente da esplorare. Sicuramente oggi sabato avremo questa carta, avremo modo sicuramente magari di viaggiare ed esplorare e scoprire dov'è. Ci ha buttato via tutte le carte, però abbiamo trovato tutti i fogli che abbiamo trovato, ormai erano stati effettuati. Non voglio questo, scusatemi, ho sbagliato. Voglio la mappa e voglio vedere se trovo quel terzo fiume. Il terzo fiume potrebbe essere.
Qua è molto bella la mappa, devo dire. Fiume Spirit. Allora, voglio capire. Il fiume che porta a un lago con un'isoletta. Non ce l'abbiamo. Che viene giù dall'alto, ma potrebbe essere anche il contrario. No, eccola qua, l'isoletta è lì. Allora, fatemi vedere. Praticamente, allora, l'isoletta è qui, no? No, ma non è questa. Anche se... Riga H. Riga H. Eh sì, c'è scritto lì, è un indizio. La riga H è questa. Qui. Sì, riga H è questa. Boh, non lo so. Perché il fiume è questo. Riga H, terzo fiume. Non lo so, potrebbe essere qui. O anche qui. L'isoletta. Nessun fiume fa quel giro lì. A meno che. No, ma nessuno di quei fiumi lì fa quel giro assurdo lì. C'è un'isoletta. Viene voglia di esplorare. Allora, fa un giro così, ma probabilmente la riga H è qui, no? Ed è l'unico quel fiume lì che arriva in quel punto lì. Quindi se il fiume arriva lì dritto così... Non lo so, onestamente potrei ipotizzare di andare lì, ma secondo me non è quello. Secondo me non è qua. Sì. Nel fiume c'è un cervo morto con le ossa ingiallite, sporcano la pelliccia arruffata dalla carne putrefatta della morte. Ok. Abbiamo trovato qualcosa che dà la vita ai morti. Una pianta che è molto simile a una pianta che abbiamo già, e questo potrebbe complicare notevolmente le cose. Infatti, questa. Dopo aver maneggiato questa pianta, mi fanno male le dita. Il gioco si fa molto interessante. Questo era Strange Horticulture, almeno spero di non averne storpiato il nome. Il gioco costa, come detto, 13,49€, ha delle ottime recensioni su Steam, è un gioco molto particolare, sicuramente non per tutti, spero di non avervi, diciamo, portato, cioè spero di avervi portato qualcosa che vi... Mi piace, come vi ho detto, secondo me questa è un'autentica perla. Ci sono gli aiuti, la prima volta che lo uso, non l'avevo neanche visto in realtà. E qua abbiamo le varie evoluzioni con la scoperta di vari personaggi. Senz'altro originale come idea, la mappa è stupenda. Qualcosa di... È stato tradotto addirittura nella grafica della mappa, quindi molto bene. Molto bene, in italiano da non tanto tempo, per quello il gioco mi ha incuriosito perché l'ho trovato come notifica su Steam. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi ci sentiamo un prossimo video gameplay, alla prossima ragazzi e ciao ciao!